Rispettare la nuova normativa europea per il trasferimento del trasporto merci dalla gomma al ferro entro il 2020-2030 e implementare l'uso dell'interporto di Manoppello sono alcuni degli obiettivi del contratto firmato questa mattina a Lanciano fra TUA Sangritana e due leader del settore logistica FAS e Rattenni, un contratto strategico per l'Abruzzo, come ha sottolineato il presidente di TUA Luciano D'Amico. Lo abbiamo fatto per offrire una ulteriore opportunità strategica alla regione Abruzzo e alle regioni del centro Italia, avviare il trasporto merci su ferro con modalità multicliente. Da due settimane, grazie a questo accordo, sono già in partenza dall'interporto di Manoppello 3 coppie di treni al giorno. Contiamo non solo di aumentare i volumi, ma soprattutto di utilizzare in chiave strategica questa modalità di contratto. Siamo passati con l'accordo di oggi da una situazione di monocliente, cioè di attività per la Sevel, a poter offrire i nostri servizi su ferro a tutta l'imprenditorialità abruzzese. Oggi si sta dando a tutto il mondo produttivo abruzzese l'opportunità di poter cambiare il sistema di trasporto, passando dalla modalità tutto strada all'intermodalità, con massima flessibilità e tempi di resa delle merci molto simili a quello dello stradale.